Ho sconfitto Hitler, parola di Rubino Romeo Salomoni, deportato nel campo di concentramento di Auschwitz a soli 18 anni e sopravvissuto allo sterminio. A 91 anni racconta in un libro la sua testimonianza, una raccolta di scritti, appunti, note e frammenti che ha ispirato il film La vita è bella di Roberto Benigni. La presentazione del volume è il primo degli appuntamenti che la provincia di Roma ha organizzato per la Giornata della Memoria 2011, impegno che è stato coltivato dal presidente Zingaretti fin dal suo insediamento. La giornata della memoria va preparata e va vissuta non come una celebrazione, ma come un'opportunità per rilanciare innanzitutto una grande battaglia culturale e di conoscenza e poi di recupero di memoria storica e quindi di recupero di storie. Quando questi uomini o queste donne meravigliose scelgono di raccontare e di tornare in alcuni casi ad Auschwitz, lo fanno innanzitutto per noi, ma per loro è una grande sofferenza. Rubino Salomoni, che definisce il suo libro Il compimento della vita, spiega perché è riuscito a sconfiggere Hitler. Ho sconfitto Hitler perché oggi, grazie a Dio, ho 14 nipoti, ho 4 figli meravigliosi, una moglie sola. Ringrazio tutti e ringrazio di te, perdonatemi.